Wenger stronca la conduzione della Marcuzzi e minaccia: la parola fine la scrivo io, andrò contro la produzione. Eva Wenger non intende mollare la presa ed è intenzionata a far valere la sua versione dei fatti. Ha rilasciato alcune considerazioni decisamente dure su Alessia Marcuzzi e la produzione Magnolia. Eva Wenger, nonostante i presunti chiarimenti esposti durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, non pare intenzionata a cedere, a far cadere le accuse su Francesco Monte e la produzione Magnolia. Ha affermato che in lei la è cresciuta come il senso di giustizia, e che più vede gli altri mentire più la voglia di non mollare la coglie, anche perché farlo, a questo punto, sarebbe sciocco. Se cominci e non dici bugie non bisogna temere nulla. Diciamo che un certo sistema ha paura della verità. Eva non pare impaurita dalla possibilità di dichiarare guerra anche alla produzione, che a suo dire, non l'ha protetta. La parola fine la scrivo io, quando decido io. Dire la verità significa andare contro una produzione, un gigante che può stritolare qualsiasi velleità, o meglio, necessità professionale. Io lo capisco, ma non posso giustificare chi sa e tace. La ex star ha fatto i nomi dei naufraghi che avrebbero assistito alla denuncia fatta in Honduras sul presunto post di marijuana nella villa dove hanno soggiornato prima dell'inizio del reality. La Wenger sostiene che, oltre al capo autori Andrea Marchi, erano presenti all'appello Franco Terlizzi, Craig Warwick, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Amauris Perez, Chiara Nasti, Nino Formicola, Giucas Casella e che le avevano promesso che avrebbero indagato sulla questione. Nella realtà, secondo lei, non è accaduto niente di tutto questo. La ex naufraga sostiene che, del resto, la stessa Capriotti ha confermato che l'aveva denunciato prima della famosa diretta, e che Francesco Monte fosse informato sui fatti. Eva sottolinea che ha parlato non perché è stata nominata, solo per l'enorme rischio che stavano correndo. La Wenger ha avuto parole estremamente dure anche per la conduttrice dell'Isola, Alessia Marcuzzi, affermando, tra le righe, che è un incompetente. Credo che Alessia ne sappia davvero poco. Ma visto che ci mette la faccia, sarebbe opportuno che cercasse lei per prima la verità. Le prove esistono, è solo questione di tempo. Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporre.